occasione della prima uscita del raduno di Camaiore, la nazionale è passata a salutare la cittadinanza nella persona del sindaco Alessandro Peldotto. Sì, diciamo che la scelta di questi giorni era stata meditata anche dall'apertura di una bella stagione, un'apertura che invece è stata, diciamo così, devastata da un soffio piuttosto forte che ha minato i più bei simboli di Camaiore, ma anche della Versilia, e quindi ha un significato particolare oggi per noi l'arrivo della nazionale, ha un significato anche di vicinanza e solidarietà ai nostri territori, alla nostra gente, che in questo modo rialzano anche la testa, diventa il simbolo di un orgoglio di un paese che comunque si rimbocca le maniche, ripristina i suoi tetti, cerca di far ripartire le sue aziende, cerca di ripristinare i suoi parchi, i suoi boschi e comunque guarda ancora avanti, guarda ancora al futuro. Si rinnova un legame, per rimanere nell'ambito sportivo, con il ciclismo. Certo, Camaiore continua a investire sul ciclismo, crede profondamente nello sport e in particolare negli sport ciclistici, quindi sulle due ruote. Un'amministrazione, la nostra, che negli ultimi due anni ha investito e sta investendo ancora molti soldi proprio nella infrastrutturazione del territorio, proprio per l'accoglienza degli appassionati della bicicletta, quindi sulla sicurezza delle strade, sulla messa in sicurezza della grande viabilità e della viabilità comunale, sulla creazione di reti di piste ciclabili, con un progetto che peraltro abbiamo fatto insieme a tutti i comuni della Versilia. Insomma, intorno alla bicicletta cerchiamo di costruire il futuro del nostro territorio, perché in bicicletta il territorio si vede meglio che passando in macchina, si vede e lo si gode in maniera molto più forte, e in più al ciclista offriamo anche una grande tradizione gastronomica, come dire, una bella corsa ma anche una bella tavola. Grazie signor.